Senta, facciamo un giochino, va? Al volo. A Cassulo le ho fatto mettere i gironi politici. A lei le voglio chiedere un'altra cosa. Qua arrivano un sacco di soldi, io ce ne ho pochi, sono una donna morigerata. E però dobbiamo capire in questi soldi che arrivano, cosa ci conviene finanziare e cosa ci conviene tagliare. Chi meglio di lei? Le faccio degli esempi, no? Quota 100, anticipo pensionistico. Soldi o forbice? Recovery o forbice? No, io non metterei altri soldi nel sistema pensionistico assolutamente. Ok, forbice, ti piace, ha ragione Cazzullo, lui taglia, taglia, Forbice, perlomeno. forbice. Certo. Reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza è una cosa necessaria, nel senso ci vuole un minimo di sostentamento garantito dallo Stato. Il modo con cui è stato fatto non è quello giusto, per cui lì non si tratta Forbice, di tagliare, ma si tratta di rivedere il sistema. dai. Forbici un po'. Forbicine. Forbicine precisette, diciamo. Forbicine. Precisette, va bene. Ecco. Andiamo avanti. Riforma dell'IRPEF. Ecco, le tasse. Oggi anche Conte, visto Massimo, da Massimo Giannini, caro Aldo, anche Conte dice bisogna rifare la riforma fiscale e tagliare l'IRPEF. Vabbè, ma cioè, lì su questo siamo d'accordo, però non si può fare quei soldi del Recovery Fund, perché quelli sono soldi che vengono dati all'Italia temporaneamente. Se vogliamo fare una riforma dell'IRPEF, deve essere una cosa che è finanziata con risorse permanenti. Questo l'ha detto anche Gualtieri, insomma. Quindi credo che sia anche l'intenzione del governo di non farla in deficit questa Mi riforma, faccio una perché se previsione, si anzi tutti e tagliano le due, tasse. fatemi una previsione tutti e due, ce la fa questo governo, Conte, Gualtieri, portano a casa questa cosa che ci dicono da anni e non capita mai, Cottarelli e Cazzullo? Abbassare le tasse. Qualcosa sarà fatto quest'anno, ma niente di particolarmente grosso. Ricordiamoci un'altra cosa molto importante dell'IRPEF, semplificarla, perché il sistema non è soltanto questione che le tasse sono alte, sono anche purtroppo molto complicate da pagare. Sono d'accordissimo con lei. Ma Gualtieri minaccia questo algoritmo tedesco che calcola per ognuno esattamente la quota di reddito che deve dare al fisco. Io spero che si riesca a far pagare meno lavoratori dipendenti e pensionati, che sono quelli che pagano più dell'80% dell'IRPEF. È così. Allora, andiamo avanti. Blocco dei licenziamenti, cosa importante. I sindacati chiedono di prorogarlo, alcuni dicono però non si può andare avanti così. Lei che ne pensa? Non si può prorogarlo, non è la soluzione, non si può prorogarlo per sé. Io ero a favore del prorogarlo fino alla fine dell'anno. Adesso prorogato mi sembra, non mi ricordo la data Cioè, esatta, ma 2021 scade un po' no. prima della fine dell'anno. Beh, insomma, non, il problema non, il problema è far ripartire l'economia, poi i posti di lavoro si creano, quindi focalizziamoci su quello. L'economia richiede anche che ci sia spostamento di lavoratori da un settore all'altro. Confindustria dice. È ingessato il sistema, un po' si può stare ingessati, ma non per sempre. Decreto dignità, che facciamo? Lo cambiamo, lo tagliamo, lo rifinanziamo? Ma insomma, il decreto dignità non credo siano delle questioni principali adesso affrontare. Le questioni principali da affrontare sono fare infraspesa per infrastrutture. Fare un recovery plan che comprenda le cose giuste, maggiore spesa per infrastrutture, per rendere l'Italia digitale, per rendere l'Italia più verde, per mettere in sicurezza le aree che sono in pericolo da alluvioni, cose di questo genere, cose di cui ci lamentiamo tutti gli anni. O pensare alle opere piccole, non soltanto alle grandi opere. Noi abbiamo reti ferroviarie che non funzionano, locali. I pendolari non prendono l'alta velocità, i pendolari prendono i treni Certo. locali, abbiamo gli autobus che vanno a fuoco, abbiamo i buchi nelle strade, c'è una marea di cose che possiamo fare per sistemare Scialacquatore l'Italia. pure E Cottarelli, ricordiamoci, ultima insomma. cosa, no, un'ultima cosa, la pubblica istruzione, sono i soldi, ma la pubblica istruzione si possono usare i soldi del Recovery Fund, soprattutto per fare scuole, ammodernare le Bravo, mi strutture. sembra una C'è gran una buona marea di idea. cose da fare e Potremmo dobbiamo concentrarci su quelle. immaginare uno slogan per Cazzullo, più Dante per tutti, sarebbe tanto bello. Allora, questo è il nostro sondaggio, guardate, e mi hanno risposto in tantissimi, cioè è un campione enorme, molto maggiore di quei dei sondaggi che normalmente noi raccontiamo. Immaginate di essere Giuseppe Conte e di aver ricevuto 209 miliardi di euro di Recovery Fund. In cosa investiresti la maggior parte della somma?
somma, ho chiesto su Twitter, il 43,9% istruzione e ricerca, gli italiani l'hanno capita questa cosa, 43,9% lavoro, la sanità, io mi aspettavo fosse più alta, invece è 10,7%, riduzione delle tasse 12,5%, queste le prime quattro priorità. Allora, qui. Che dice? Qui ci mettiamo Dante anche qui, no, dicevo, ci si può mettere Dante anche qui, fatti non foste a vivere come bruti, ecco. Pubblica istruzione è sempre quella, non vivere come bruti. Ma che meraviglia! Ormai Dante ci ha ispirato tutti, vedi, Cazzullo? Ma per seguirmi è virale Dante, sì, e canoscenza. Questo è l'Ulisse di Dante che va oltre le colonne d'Ercole, nel mondo inesplorato, di là dal sole, nel mondo senza gente, e poi fa naufragio. Ma in qualche modo è già cominciata l'età moderna. Beh, che poi vedi, là la saggezza non nasce, nasce dall'ignoranza, dalla consapevolezza di essere ignoranti. Sai di non sapere e ti metti alla ricerca, vai oltre le colonne d'Ercole. Il genio italiano, poi Cristoforo Colombo, farà il viaggio dell'Ulisse dantesco e arriverà, non farà naufragio, arriverà in America. Allora, il genio italiano, però, quando arriva, arrivano i messaggi dall'Inghilterra, rimane un po' stupito, compreso il genio di Cottarelli, perché Johnson dice, a noi piace di più la libertà. Cottarelli scrive, Boris Johnson, nel Regno Unito ci sono più contagi che in Italia, perché gli inglesi amano la libertà e non rispettano le regole. Ha parlato quello dell'immunità di gregge. Qui ci vuole Totò, ma mi faccia il piacere. Bravo, professore.